Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Uno sguardo non solo alla musica, ma anche alla valorizzazione del territorio. Il Festival Ambria Jazz è ripartito venerdì scorso a Poschiavo. Domenica è toccato all'Auditorium Sant'Antonio di Morbegno, teatro dell'esibizione del gruppo Norma Ensemble, composto dal sassofonista Marcello Allulli, dal pianista Enrico Zanisi, dal contrabbassista Jacopo Ferrazza e dal batterista Valerio Vantaggio. Dopo l'esordio nella scorsa edizione di Ambria Jazz, la giovane band ha trovato via via la propria identità e la propria vocazione musicale. Un jazz morbido ed elegante, in grado di allietare domenica sera il pubblico morbegnese. Proprio dalla Valtellina il gruppo ha iniziato il suo percorso. È proprio qui che è iniziato, diciamo, è nato il gruppo appunto un anno fa, nella scorsa edizione di Ambria Jazz, dove abbiamo fatto una residenza di 2 giorni e in cui abbiamo provato e montato il repertorio e poi fatto un concerto conclusivo e da lì, diciamo, è nato un po' il gruppo e poi da lì, insomma, siamo andati a fare un tour in Africa e abbiamo iniziato un po' a suonare in giro. Allora, quest'estate abbiamo fatto già Correggio Jazz, abbiamo fatto Basiano vicino a Milano, oggi stiamo qui e ora abbiamo un concerto a Roma al Gregory's Terrace e altre cose stanno uscendo per agosto. A settembre dovremmo stare, insomma, di nuovo in tour, però visto il periodo Covid sono tutte cose che escono più o meno all'ultimo momento. Viene fuori l'elemento che è più importante, che è l'amicizia, il fatto di suonare musica che noi amiamo, musica scritta da noi e appunto è cercare di stare insieme e cercare di dare questa cosa al pubblico, e quindi questo è il nostro obiettivo principale. Il gruppo non ha perso la retta via nonostante lo tsunami coronavirus. Penso che di poter dire che un po' tutti quanti siamo stati presi da questa sensazione, tipo all'inizio quasi di rilassamento, di dire ok, abbiamo, perché noi tutti giriamo molto, quindi magari ci riposiamo questo periodo e così. Invece poi, visto la durata effettiva del periodo e un po' tutto quello che è successo, sicuramente non è stato molto facile rimanere concentrati. Il Festival Ambria Jazz è partito nel migliore dei modi, con una buona risposta del pubblico. Un vero successo la serata tiranese di sabato scorso, del duo Gianluca Petrella e Pasquale Mirra. Una bella serata, molto fredda purtroppo, ma musicalmente eccezionale. Sono due artisti già nostri amici che sono stati diverse volte ad esibirsi per Ambria Jazz e è stato molto soddisfatto. Siamo contenti della partenza perché, vabbè, sono 3 concerti di qualità e c'è anche una risposta di pubblico, perché secondo noi c'è anche una volontà, una voglia di tornare a uscire e c'è bisogno di cultura, di musica per dimenticare un po' quello che è successo. La musica nel nostro contesto sociale riveste un ruolo di primaria importanza. Ora più che mai c'è bisogno di arte e cultura.